E non... Bentornati nel mio canale! O benvenuti nel mio canale! Io sono Valuccia Sims e oggi siamo di nuovo qui ragazzi con un nuovo episodio della nostra Klepto Addicted. Purtroppo come avete potuto vedere diciamo da nella prima parte ecco di questo video l'introduzione di questo episodio arsenio ragazzi non c'è più e perché vi ho messo solo quel piccolo pezzetto di video perché io ragazzi in realtà avevo registrato già questo episodio però ho avuto problemi con l'audio per cui non, eh, non me l'aveva registrato e quindi ragazzi miei eh, vi ho, ho preferito mh, avevo già salvato stavolta quindi non non... Cioè, potevo anche recuperare il salvataggio precedente Però avevo fatto una serie di cose Sia in casa che il cambio look Di Aurora Che ora vi mostro Eccola qui, speccecata a sua madre, ragazzi Proprio le ha staccato la testa Come si dice dalle mie parti, eccola eh, E non mi andava, ragazzi Sinceramente di doverlo rifare Avevo creato anche dei, dei club, insomma non, non mi andava di rifare tutto quanto da capo Tanto alla fine ciò che conta e uh, vedere appunto, è aver, è, diciamo, aver accompagnato Arsenio fino alla fine del suo percorso E oggi sono qui di nuovo um, Non sono andata ancora né da Tommaso né da Giorgia Perché comunque ragazzi mi sembrava Mi sembrava, ah eh, no per certo c'è l'albero Mi sembrava comunque più giusto, ecco, più corretto venire in questa casa Poi dal prossimo episodio ragazzi inizieremo ad andare anche a casa dei dei pargoli diciamo ormai non più pargoli anche perché ragazzi sto con la non solo perché è la vigilia di capodanno e in questa famiglia sarà una vigilia di capodanno che dire che sarà triste è dir poco ma sto con la speranza che crescano presto anche pargoli quindi vediamo un po eh beh allunga la cosa quindi ci vuole ci vuole quindi per i pargoli ce n'è di tempo ce n'è però ecco insomma mi sembrava giusto tornare qui perché, eh, ecco, come potete sentire, sono tutti quanti a pezzi. Jacopino è a pezzi, ragazzi. E fondamentalmente è molto, molto dispiaciuto perché, come sappiamo, lui ha sempre avuto un rapporto un po'. Um... Non conflittuale perché quello apparteneva più a Elaria con il padre, però un po' ecco fatto un po' di contrasti. Più che altro i suoi interiori con il suocero, nel senso che a lui poi alla fine della fiera non dispiaceva Arsenio. Però Arsenio comunque era una figura ehm, per quanto simpatica, per quanto accattivante sotto molti punti di vista. Ingombrante, ecco, mettiamola in questo modo: per cui eh, spesso la sua presenza diventava pesante anche senza volerlo tante volte abbiamo visto che Jacopino comunque ha sofferto ehm, i problemi che c'erano fra lui e la figlia il fatto che lui fosse un donnaiolo eh, il suo modo di comportarsi insomma un po di cose quindi cara vieni qui perché la pargola deve essere nutrita e quindi lui ragazzi è a pezzi perché è molto triste perché comunque ehm, si rende conto, ora che il suocero non c'è più, del fatto che, che alla fine gli voleva molto più bene di quello che pensava, ecco, che credeva. Però vabbè, purtroppo, ragazzi, fa parte del gioco eh, anche questo. Quindi magari verrà qui e cercherà un minimo di consolare sua figlia. Ehm, amichevole. Vediamo un po'. Chiedi un consiglio dovrebbe essere lei a chiedere un consiglio a te, tesoro mio. Non è, non è cattiveria, Marcus Flex. Va bene, no, guarda. Ecco, discuti dell'umore triste. Lui verrà qui e discuterà un po' con lei. Di ciò che prova, diciamo, no? Eh, lo so, Elaria, tesoro. Anche perché, ragazzi. Cioè, Ilaria è proprio a pezzi perché comunque ha recuperato il rapporto con suo padre tardi. Eh, e ora se ne sta pentendo magari di tutte le volte in cui avrebbe potuto, ma. Eh, che non. Eh, che diciamo non ha dato. non ha dato tante, tante possibilità, ecco, mettiamola così perché. era comunque ragazzi, una persona ferita, cioè nel senso. Quando una persona non c'è più, un attrice è distrutto, tutto quello che volete. però... le ferite non si cancellano, cioè non, non diventa fra virgolette un santo. Gli errori purtroppo ci sono stati fra, da parte di Arsenio nei confronti di Ilaria. Quindi, sì, ora lei si pente, però mh, obiettivamente era parecchio improbabile che potesse agire in modo diverso all'epoca. E Summer, ragazzi, vabbè, Summer. Uh... Guardatela, è proprio stravolta perché comunque Summer, infatti lo dicevo l'altra volta, sì vabbè Leonardo, eh, volevo farti le mie condoglianze, va bene. Lo dicevo anche l'altra volta perché tutti eravamo tristi all'idea di perdere Arsenio, però ragazzi immaginiamo Summer. Summer ha trovato l'amore della sua vita in tarda età comunque, se ci pensiamo, no? Perché è già adulta. Come stai messa tesoro? Vabbè, non neanche tanto tarda. L'inizio comunque dell'età adulta. Però insomma ha faticato parecchio. Tutta la sua gioventù, io immagino, non l'abbia trascorsa. Magari passando... Ecco, la... immagino l'abbia trascorsa, magari, passando da un compagno a un altro perché ne... non vedeva... Non riusciva a trovare la persona giusta per lei. E quando l'ha trovata, ragazzi, purtroppo eh, questa persona era già... Alla fine del suo percorso e quindi la sfiga, ragazzi, più totale. Quindi, cara, vieni qui perché comunque è la vigilia di Capodanno e è... diciamo che più che riunirsi per. Uh, come posso dire. Per festeggiare, ecco. La famiglia si riunisce per omaggiare, rendere omaggio, no? Con questa. Riunione di famiglia con questo incontro, con il passare del tempo insieme, ragazzi, a dar segno. Quindi vuoi servire qualcosa adesso? Mm. No io aspetterai la cena a questo punto, tesoro. Perché non mi sembra di notare piatti chissà quanto particolari. Però anche lei viene qui. E a modo suo, vedi tesoro. Ora vedi solo giorni di pioggia, però il nonno ti starà sempre accanto, capisci? Papà, è così terribile andare avanti adesso. Lo so, tesoro. Ti capisco, so cosa stai passando. Anch'io volevo molto bene al nonno. Però bisogna andare avanti, capisci? Anche per la mamma. Sta dicendo lui, no? Cerca di farti forza, anche per tua madre. Perché in questo momento, ovviamente, è lei quella, ragazzi, che sta soffrendo di più. È Quello che, no? Comunque era il padre, ragazzi, obiettivamente. E quindi sì, anche la nostra Elaria verrà qui e cercherà di consolare sua figlia. Mentre ragazzi, Summer, per quanto triste, per quanto no, ehm, sconvolta in questo momento, una parte di lei comunque, vedete, sensazione di energia, ce l'ha questa sensazione di energia, ragazzi. Perché? Perché ha un progetto. Vuole portare avanti il progetto che ha iniziato Arsenio nell'episodio precedente. Voi direte di cosa si tratta. Eh, non l'avete visto, quindi, giustamente, non sapete di cosa si tratta. Ma lo scoprirete presto comunque. Perché ne vorrà parlare con Ilaria, ragazzi. Ovviamente. Non, non vuole prendere iniziative. E immaginate che senza neanche saperlo, Ilaria ne sta discutendo ora con la sua famiglia. Ah praticamente hanno avuto la stessa idea ragazzi solo che non lo, non lo sanno ecco devono ancora confrontarsi sebbene mamma in questo momento mi senta io mi sento come un sacco dell'immondizia ammetto che è un'idea fantastica certo magari non farli trasferire anche perché non avremmo spazio in casa, tesoro, mi lasci come una statua. Sapevo che sei una persona generosa, ma non credevo fino a questo punto. Beh, ho letto molti libri in questo periodo per tirarmi su e credo sia la soluzione migliore. Beh certo, magari dovresti comunicarlo anche ai nostri figli con un'email. Ma no, tesoro, è una bella giornata di sole e indipendentemente dalla musica che tira in questo periodo, ho intenzione di festeggiare questa sera per omaggiare mio padre, capisci? Una festa, non lo so, forse è quello che ci vuole per risollevare un po' gli animi Al nonno avrebbe fatto piacere, hai ragione tesoro, tuo nonno avrebbe, festeggi avrebbe festeggiato sempre e comunque Bene, effetti questo è vero Potrebbe il club in forma, so che scusate ma sembra fatto apposta per me Ma perché no? Sì ragazzi, perché eh, l'altra volta Aurora, nell'episodio che purtroppo Di cui appunto non sono riuscita a registrare l'audio Aurora ha creato un club, che ora vi mostro, che è in forma e c'è tutta la sua famiglia, io non avevo incluso Leonardo perché comunque, eh, quello fra virgolette che ne ha meno bisogno, però comunque perché no, Leonardo ha bisogno di restare sempre in forma visto il tipo di lavoro che fa, che svolge, ecco. E lei sente il bambino piangere e se ne occupa lei, vai tesoro, cambia il pannolino sporco. Mentre Jacopino, caro, cosa puoi fare? Puoi mangiare qualcosa? Dai. Fai un... Uh, prendi qualcosa. E chissà ragazzi, cosa sarà questa idea, questo progetto? Appena Elaria tornerà qui, Sam era già deciso di parlarne, ecco, mettiamola in questo modo. Guarda il canale attuale, intanto tesoro, tirati un po' su perché la vedo veramente male questa situazione. Mentre la nostra, ecco, si ritira nelle sue stanze, ragazzi. Perché veramente è stato un duro colpo per lei. Lei comunque. Rispetto ai suoi fratelli è quella che ha vissuto di meno suo nonno. Però secondo me in un certo qual modo l'ha vissuto con un'intensità maggiore. Forse era quella che aveva legato un po' di più. Con cui eh, Arsenio si era magari confrontato di più con cui aveva chiacchierato di più. Invia un SMS triste, e ovviamente lo invierà. A sua sorella. Eh, anche, anzi, il suo fratello. Mettiamola così. Poi, sì, ragazzi. Voglio far crescere gli amici di, mh, di Aurora. Perché in questo modo. Ma dai, sì, a Tommaso. Manda un sms triste. E poi farai una telefonata magari a Leonardo. Quindi chiacchiera con Leonardo. Mi sembri davvero giù? Va bene, no, ok, non, non serve, perché tanto poi ci vediamo. E poi chiama la linea diretta della tristezza, perché Leonardo dice, guarda, c'è cioè questo specialista, lo conosco, è molto molto bravo, chiamalo, perché ti sento veramente a pezzi. I suoi fratelli si sono dispiaciuti, però, obiettivamente, ragazzi, lei è quella che, diciamo, ne ha risentito di più, ecco, di, questa, di questo lutto, in questo momento. Quindi, cara, siediti. Perché sta per arrivare qui Ilaria? Eh, no, no, caro, tanto ci vediamo più tardi. Che deve parlarti, sediti qua tesoro. Perché sì, Ilaria ovviamente, ragazzi, non abbandonerebbe mai Summer in questo momento così buio, così infelice e così vuoto della sua vita. Quindi il nostro le lascia sole, anche perché, ragazzi, è anche giusto così. E magari va a riposarsi un po'. Perché, uh, voglio dire, è vero che non è che ci saranno chissà quali festeggiamenti, ragazzi. Però, è a pezzi, ragazzi. Sono tutti distrutti qua. Tutti distrutti. Non, uh, non se ne esce. E quindi si sì, lascia fare, tesoro mio. Perché in questo momento, un po' come se si parlassero un po' in contemporanea. Mettiamola così. Però prima, tesoro, fai una cosa, fai una cosa, fammi un piacere proprio grande. Cambiati, perché abiti, cambia abito, indossa un vestito adatto, altrimenti potresti congelarti. Eh, ragazzi, è veramente a pezzi, altro che è pure il Festival dell'Idilio, certo, una la botta finale proprio. No, allora, mh, lei chiederà un consiglio, perché se sì, una, una cosa di, che lei ha in mente, però... Vuole confrontarsi, come dicevo, con Ilaria, non sapendo che Ilaria ha in mente la stessa cosa. Vai, tesoro, chiedile questo consiglio, comunque è la sua migliore amica, ragazzi. Quindi <sussurra> vedi io ho bisogno di confrontarmi con te, lo so, magari a te sembra una follia, però vorrei portare avanti il progetto di Arsenio. Non potrei, Arsenio, ti prego. Non so, magari a te ah. potrà sembrare completamente sbagliato e lei rimane colpita perché dice non ci crederai, ma è proprio quello che avevo in mente io. Te ne avrei parlato, guarda, perché um, sento insomma che glielo devo a mio padre. Lui avrà sbagliato tanto con me, ma io sono stata molto dura con lui, non gli ho mai dato chissà quali possibilità. Sarà come scrivere un nuovo capitolo della nostra vita, io me lo sento. Ci aiuterà a superare questo momento. E lei dice sì, hai ragione, insieme possiamo farlo. Sì, vabbè, non è proprio il caso in questo momento tesoro. Scopri cosa sta succedendo, bene. Dovremmo festeggiare, sì certo, magari avremmo dovuto parlarne davanti a un cappuccino, però... Ilaria, posso veramente contare su di te per questo progetto? Mi farebbe sentire più vicina ad Arsenio, capisci? Era un'idea così dolce la sua, così profonda, e non vorrei abbandonarla, insomma, capisci? Insomma, non ci vuole una scienza per capire che secondo me è giusto portare avanti questo suo progetto. E lei, ma certo, io la penso. Dai, ilaria, tesoro, basta. Io la penso esattamente come te. Le diranno? Anzi, eccoli, rincuorala. Mio padre avrà fatto tante lamate nella sua vita, ma questa è una di quelle cose giuste che io non posso non appoggiare e sostenere. Dovremmo informare tutti i pensi con un'email. Consolala. Non lo so, magari potremmo organizzare un pranzo o una cena. Certo, magari non cibo spazzatura perché. Sai che tutti sono molto attenti all'alimentazione e tu per prima. Ragazzi, sta un po'. Adesso straparla. Tesoro. Tranquilla, organizzeremo qualcosa. Lascia fare a me, tu pensa solo a riprenderti. Ti ringrazio. Avrei bisogno veramente di un viaggio adesso, di allontanarmi da tutto questo, ma devo essere forte, capisci? Anche per Christian. Certo, mio padre non ha più voluto indossare maschere nella sua vita e quindi è giusto, è giusto continuare ciò che aveva deciso di fare. Ma cosa ragazzi? Qual era il progetto di Arsenio? Ve lo dico subito. Poco prima di, di morire, ragazzi, Arsenio ha convocato i suoi figli, quindi piccoli toddlerini avuti dalle sue storielle, eh, fra virgolette, concedetemi il termine, da una botte via, eh, perché non c'è altro modo per definirle. E, e quindi sì, Diciamo che in questo modo, ragazzi, eh, Arsenio prima di morire ha voluto sistemare queste cose, ha voluto dedicare del tempo ai suoi figli, avrebbe voluto fare anche di più, educarli, eh, accompagnarli comunque nelle varie fasi della loro vita, ehm, in, aveva insegnato comunque a qualcuno di loro a parlare, insomma, si era messo proprio in testa di recuperare il tempo perso, mettiamola in questo modo. Purtroppo, ragazzi, ehm... Dopo, aver, ecco, fatto, dopo averli invitati, eccetera, eccetera, purtroppo Arsenio è venuto a mancare eh, e quindi non ha potuto portare a termine questo progetto. E in questo momento, vai qui tesoro, la nostra, che è veramente distrutta, sente che portare avanti. Uh, questo progetto di Arsenio quindi permettere a suo figlio di stabilire un contatto profondo con i suoi fratelli uh, di tenere ecco questa grande famiglia allargata unita sia comunque mo un modo per uh, tenerlo vicino ecco diciamo no rendergli omaggio quindi tesoro uh, cambia il pannolino sporco dai e poi invia questo sms triste. Lei, ovviamente, lo invierà. Ragazzi, io immagino a un'altra sua grande amica che è Liberty lì. In tutto ciò, ragazzi, anche Ilaria ora si dà da fare perché è comunque la vigilia di Capodanno, vuole trascorrere insieme alla sua famiglia. E quindi, ragazzi, detto proprio fra noi, inizierà un raduno del club. Nel quale, come potete vedere, è stata aggiunta anche Aurora. Che è vero, sta qui, non ce ne sarebbe bisogno, però ragazzi, vabbè. Fa parte del club, ragazzi. Tanto la posso gestire io. La nostra carinissima Aurora, ragazzi, che voglio mostrarvi meglio, ora che ha un bel sorriso. È tutta sua madre. E sì tesoro, immagino ti stiano chiamando, eh, Liberty. Mi sembri davvero giù di corda, eh, lo so. È giù di corda, sì, è proprio a pezzi, non è che Giudicorda, giù di corda, giù di corda è, è fare un... cioè, è un'inerzia proprio. Allora, e magari chiamerà anche Travis, che comunque è una persona, un altro, suo, un altro suo grande amico. Ecco, mettiamola in questo modo. Quindi arriva la ciurma dei Valentini. Forza che la nostra Ilaria ha preparato per tutti. E ora, ragazzi, ovviamente, altra cosa fondamentale. Ragazzi, Ilaria ha completato la sua aspirazione, quindi ha acquisito questo nuovo tratto che è mente direttiva. Le menti direttive sanno dire le cose giuste per provocare rabbia, tristezza e gelosia nei propri avversari. Quindi, io immagino il confronto con Diago Lobo, che ancora vive qui, ragazzi. Sarà divertentissimo, non ora, perché ora bisogna rendere omaggio ad Arsenio, come è giusto che sia, però. E viva gli abbracci. Mamma, a eh, parte l'abbraccio mistico. Stai bene? Sì, tesoro. Dobbiamo rendere omaggio a tuo nonno. È una cosa giusta da fare. È quello che voglio fare. Va bene, ok. Basta charle però. Lo senti tuo figlio che deve essere nutrito? Caro, potresti alzarti, guarda. Fa, vai in bagno, ti fai una doccetta super rapida. In modo tale da essere pronto, ecco, per la serata. Perché sì, tra non molto, ragazzi, sappiamo che in The Sims è un attimo che arrivi la mezzanotte. Ci mette proprio niente, ragazzi. Quindi poi lei abbraccia i suoi figli, uh, abbraccia affettuosamente. Perché comunque anche i suoi figli, ragazzi, sono, no? Molto provati da questa perdita. Comunque erano mo tutti molto legati al nonno. Proprio perché era un personaggio, ragazzi che era impossibile non amare, diciamocelo. Arsenio era un personaggio molto molto particolare, ma anche fortissimo. Quindi, quindi, cara, fai così, vieni, e poi prendi una porzione insieme, e sono qui. Io immagino, ragazzi, stiano consolando tutti quanti la mamma in questo momento. Cara dai, nutrila tu perché l'aria in questo momento è indaffarata, e poi unisciti al gruppo. Magari prima vai in bagno perché sai com'è. Perché sì, bisogna anche stabilire un nuovo proposito. Quindi, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate. Di questa idea di Laria e di Summer, di questa missione, chiamiamola in questo modo, io la trovo un'idea molto molto carina, vi dico la verità. Trovo che comunque sia un bel gesto da parte di Laria, che comunque si rende conto di non aver per gran parte della sua vita comunque ehm, dato molte chance a suo padre, Arsenio ragazzi che si trova qui, come potete vedere. E è una bella idea anche per quanto concerne Summer, perché ragazzi, poi obiettivamente Summer poteva anche farsi gli affari suoi e non mischiarsi in tutto questo, no? Però invece lo trovo veramente un gran bel gesto, mi piace molto. Vogliamo però sederci a tavola, ragazzi, non è cattiveria, però dai, sediti insieme. Mentre tesoro... È tuo figlio che piange adesso. Vai. No, non con il biberon, lo puoi allattare. Fermi ragazzi, mamma mia che disastro. Ok, nutri. Allatta, dai. E quindi sì, è arrivato il momento di stabilire dei nuovi propositi. <ride> 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 nuovi propositi poi. Eh, se non sbaglio, lei ne ha già stabilito uno, la nostra Aurora. Tutti qui a chiacchierare. Sono rimasta proprio come una statua quando l'ho saputo. Beh sì, in fondo era un uomo così pulito. Certo, avvisarvi con un messaggino non è stato proprio il massimo, però... Sai, in quel momento eravamo sotto shock, e eh beh certo. Quindi parla un po' con i tuoi figli, tesoro. Dai, condividi lo spirito. Perché comunque è una festa in onore di Arsenio ragazzi vi ricordo Dobbiamo festeggiare Tuo nonno sarebbe felice Di questo omaggio Che si sta buttando sugli alcolici qua Eh evitiamo eh ragazzi Per favore uh, Summer tesoro Io non voglio insistere ma Hai fatto Allatta dai Ok ragazzi, se ne sta occupando. E quindi sì, mettiamoci tutti qui. Eccolo qua ragazzi, guarda il canale attuale insieme, forza, tutti ad assistere al countdown, forza. Guarda il canale attuale. Ma cosa stai combinando, Summer? Calmalo. Ci mancano solo i bug mistici. Ragazzi, con il bimbo che non smette di piangere. In questo momento ci manca proprio. Ma vuoi andare tesoro? Dai. Dovreste assistere tutti qua. No, vabbè, non sa buttare niente. Guarda la tv di vigilia di Capodanno. Dai. Cosa cappero state guardando? Io non lo so, ragazzi, però vabbè. Oh, vieni qui tesoro, dai che tuo figlio sta meglio. E vieni qui anche tu tesoro. Guarda il conto alla rovescia della mezzanotte. Oh, questo volevo io. Vai, guarda il conto alla rovescia. Tesoro, però, ti prego, vieni qui. Forza ragazzi possiamo farcela eh Oh sono tutti qua Che in un certo qual modo A modo loro ragazzi ovviamente Stanno rendendo omaggio a Ad Arsenio Un nuovo anno è inizio Purtroppo non nel migliore dei modi Per questa famiglia ragazzi Però ecco loro comunque non mollano, barcollano ma non mollano, sono un po' come gli snow ragazzi, <ride> diciamocelo. E quindi sì, forza, stabilisci dei propositi, oh, ecco questo sì. Quindi stabiliamo un proposito per ognuno di loro ragazzi, che eh, tesoro devi correre a occuparti di nuovo del pargolo che sicuramente... Ha il pannolino sporco adesso perché è stato nutrito. Che sicuramente, ragazzi, sarà inerente al club che ha aperto, diciamo che ha creato la nostra Aurora, ovvero perdere un po' di peso, tutti quanti, perché stabilisce un proposito, perché comunque, insomma. Ci tengono secondo me, ecco. Trova un partner. Non ti ha niente, guarda. Non è proprio il caso. Eh, mettiti in forma. Perdi peso. Perdi peso, dai. Questo è il proposito. Dei nostri un po'. di tutti i nostri Valentini. Mettiamola in questo modo qui. Il Sim è già in forma. Ok, quindi perdi peso. Eh, tesoro, tu non hai bisogno di questo. Però dovresti stabilirlo anche tu un proposito. Quindi vediamo un po'. Stabilisci un proposito. Mm. Vediamo, un'abilità. Ricevi una promozione. Sì, magari là in questo momento... Si dedica un po' alla carriera, forse. Dai, mettiamola così, sì. Dai, ricevere una promozione. E ovviamente, ragazzi, la nostra Aurora dovrebbe averlo già stabilito. Che era quello proprio di perdere peso. Infatti, stabilisci un proposito, non può farlo, perché uh, lo ha già fatto, insomma, ecco. Vieni qui, gioca una partita multigiocatore con i tuoi fratelli. Quindi con Leonardo, con uh, Tommaso e con Giorgia. Perché voglio insomma che i fratelli Valentini trascorrano un po' di tempo tutti insieme. Mi piace molto l'idea. Mentre magari gli altri potrebbero guardare la partita, ragazzi, no? Quindi guarda la partita. Guarda la partita. E guarda la partita. Quindi, sì, ragazzi, io direi che noi possiamo fermarci qua per questo episodio. Abbiamo festeggiato la vigilia di Capodanno. Sebbene insomma, sia stata un po', no? Si sì, è arrivata in un momento estremamente infelice, ragazzi, per i nostri valentini. Però purtroppo la vita è anche questo. Arsenio ce l'aspettavamo. Non è una novità ragazzi? Eh, cara guarda fai una cosa, non hai mangiato nulla. Mangia il pollo arrosto, c'è qualcuno di voi che deve mangiare qualcosa? Ecco anche lui, dai caro fai così, mangia il pollo arrosto. E i nostri possono ritenersi più che soddisfatti secondo me. Certo, Summer ragazzi è quella che sta proprio sotto un treno ancora, eh, non riesce proprio a... Cioè anche gli altri sono ancora, vedete, no? nel lutto, però Summer è quella proprio ragazzi che non riesce a consolarsi, è inconsolabile. Quindi il Capodanno possiamo terminarlo ragazzi. Ha avuto successo, nella tristezza ha avuto successo per tutti loro. Cara, fai una cosa però. Uh, occupati della piccolina. Fai una ramanzina sul mangiare Cibo umano perché. direi che è anche il caso. E poi gioca un po' con lei, poverina. Perché anche Fujiko, ragazzi, ha sen sente la mancanza di arsenio, eh. Anche lei. Quindi noi ci possiamo fermare qua nel prossimo episodio, ragazzi andremo in casa di Tommaso o in casa di Giorgia e inizieremo ragazzi a seguire ecco a dividerci un po no a dividerci tra casa Valentini questa casa e le altre case Valentini quindi nella casa di Leonardo la casa di Tommaso e la casa di Giorgia in modo tale da poter seguire eh, sia le vicende comunque di Laria Jacopino Summer Aurora e i Pargoletti, quindi Bianca e Cristian, ma anche ragazzi per dar modo comunque a Giorgia, a Tommaso e a Leonardo di andare avanti nella propria vita, perché come sappiamo purtroppo se non giochiamo ragazzi loro eh, rimangono fondamentalmente diciamo un po' fermi lì, quindi ci tengo a dedicarmi un po' anche a loro. Fatemi sapere se il progetto di Arsenio vi piace. Io chiedo ancora scusa purtroppo per non avervi potuto mostrare ragazzi l'intero episodio precedente. Io mh, ce l'ho però è completamente senza audio, c'è solo l'audio del gioco, quindi non credo eh, mostrarvelo sarebbe stata poi chissà quale eclatante idea ho preferito evitare, ecco. E quindi che dire, se l'episodio vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al mio canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo ragazzi che nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, programmazione del canale, playlist, ma soprattutto i link ai canali di miei amici youtuber che fanno gameplay ma cinema con The Sims 4 e gameplay con la Playstation 4 e PC. Mi raccomando ragazzi, andate in tutti i loro canali, iscrivetevi perché ne vale veramente, ma veramente la pena. Sono molto bravi, simpatici, talentuosi, io... Vi invito con tutto il cuore ad andare, ragazzi, nei loro canali e ad iscrivervi, fatemi anche sapere, però. Ehm... Ah, prima di tutto ricordatevi, ragazzi, di attivare le campanelline. Non mi scorderò mai di dirvelo perché è fondamentale. Perché solo attivando la campanellina, vi ricordo, vi arriverà una notifica quando qualcuno di noi pubblicherà ehm, i contenuti, ecco, nel proprio canale. Quindi mi raccomando, ragazzi, campanelline attive. Però fatemi anche sapere se preferite andare a casa di Tommaso oppure a casa della nostra Georgia perché sono ecco curiosa quindi veramente fatemi sapere cosa mh, chi preferite ecco in questo momento a chi preferite far visita mettiamola così nel prossimo episodio quindi ragazzi io vi abbraccio forte vi auguro un fantastico inizio settimana una buona giornata o una buona serata a seconda del momento in cui guarderete questo episodio vi rimando come sempre al prossimo ormai lo sapete più che bene sul Soul Simmers Enon.